Bentornati sulle fonti TV e come avete visto dalla nostra sigla, bentornati con una nuova puntata di Il Fatto di Marcotti. Saluto subito Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che sarà con me anche per questa settimana. Bentrovato. Grazie Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo a vedere insieme quali sono i titoli e gli argomenti di questa puntata, a parte scenari economici e politici che sono sempre di sfondo. Il governo al via con Giorgia Meloni, campanelline, primo consiglio dei ministri, non solo, insomma, questo fine settimana è stato scandito da diversi momenti, che hanno dato appunto il via al governo guidato dalla prima, premier donna italiana. Andiamo avanti e vediamo ancora questo. È un po' un titolo provocazione, ma in realtà è una riflessione che va fatta. Debito italiano in mano a mercati e BCE, ammesso che sia così, e quindi Meloni ha le mani legate se così fosse. Mi sembrava una domanda pertinente da inserire all'interno del fatto di Marcotti e da girare a Giancarlo Marcotti. Poi ancora caos Gran Bretagna, insomma lo sapete, con Liz Truss che si è dimessa dopo pochissimo, con Boris Johnson che ha detto di non volersi più candidare, con una politica e soprattutto un governo allo sbando. E poi ancora torniamo a parlare di Cina e America, ma possiamo parlare di guerra commerciale tra le due superpotenze mondiali e se sì, insomma, quello che potrebbe succedere, visto che appunto parliamo di due superpotenze. Allora, Giancarlo, partiamo dal governo al via dall'Italia. Abbiamo visto insomma varie immagini che adesso peraltro rivedremo girare mentre ne parliamo. Allora, come siamo partiti? Direi non tanto bene, Perché? ma perché mi aspettavo un governo maggiormente di rottura rispetto a quelli precedenti. Ovviamente non potevamo pretendere, non sono così talmente ingenuo da poter pretendere un governo totalmente anti-europeista, ci mancasse. Non avevo No, anche perché i giorni prima Meloni ha detto chiaramente che invece l'Europa avrebbe, cioè insomma, no, non potevamo aspettarci quello a prescindere da, proprio se pensiamo alle parole di Giorgia Meloni i giorni precedenti, no? Dell'annuncio del governo. Ok. Certo, nei giorni precedenti sì, però io ho fatto notare che nel 2016-2017 Giorgia Meloni, parlando dell'euro e dell'Unione Europea, insomma, ha fatto capire di essere perfettamente a conoscenza di che cosa sia l'euro e di che cosa sia l'Unione Europea. Certo, non era Presidente del Consiglio, non aveva neanche un partito in Parlamento perché non aveva neanche raggiunto la base, diciamo, il minimo per poter entrare in Parlamento. Quindi era un'altra Giorgia Meloni, ma soprattutto, ed è questo il fatto, cara Manuela, che è una persona che sa perfettamente che cosa è successo, che cosa sia l'Unione Europea, che cosa sia l'euro, e lo ha detto. Ripeto, poi diventi Presidente del Consiglio, non puoi dire le stesse cose, però così come, ecco, questo secondo me è il punto da sottolineare, così come era stato dato un segnale di discontinuità nella elezione dei due presidenti dei due rami del Parlamento, così mi aspettavo che fosse anche per il governo. Invece per il governo non c'è stato nessun segno di discontinuità, cioè veramente non vedo molta differenza rispetto al governo precedente. Tanto io sono sulla pagina, possiamo anche far vedere, del governo dove sono elencati i vicepresidenti, i ministri e sottosegretari. Ovviamente li facciamo scorrere velocemente, ma ricordiamo che peraltro c'è stato il primo Consiglio dei Ministri nel fine settimana dove Giorgia Meloni ha formalizzato la vicepresidenza del Consiglio dei Ministri, che è andata a Antonio Tajani e Matteo Salvini, e poi naturalmente sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e poi abbiamo ministri senza portafoglio e i ministri invece, insomma,
già designati. Adesso, ripeto, non li leggo tutti, ma insomma possiamo poi eventualmente con Giancarlo citarne qualcuno. Cioè, per esempio, vabbè, insomma, non ci sono state molte sorprese, per esempio, sul Ministero dell'Economia, mi è caduto l'occhio su Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio, anche qui, insomma, c'era stato un po' di gelo tra la Meloni e Berlusconi su questo nome, ma poi è stato confermato. Tajani, affari esteri, ecco, poi abbiamo Matteo Salvini che va alle infrastrutture e alle mobilità sostenibili. C'è stato qualche, vabbè, Daniela Santanchè a Ministero del Turismo. Non so, ne vuoi citare qualcuno tu dei ministri, Sì. insomma, che magari ti ha, non so, che è stata per te una sorpresa oppure altre che su cui ti senti di dire qualcosa, giusto per fare un po' il punto. Certo, allora, secondo me c'erano due ministeri che erano fondamentali, ma non sì, anche per l'importanza che hanno gli stessi ministeri, ma anche dall'altro punto di vista, ripeto, io quello che mi aspettavo dal governo Meloni era un segno di discontinuità rispetto al passato, cosa che, ribadisco, non è avvenuta. I due ministeri sono il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute o della Sì, Sanità. sì. Il Ministero dell'Economia ci va, Giorgetti, tu giustamente dici nessuna novità perché è stato subito il primo uomo che è stato indicato, ma ricordiamo che Giorgetti era all'interno, in un altro ministero, ma insomma era all'interno del governo Draghi. Quindi segno di discontinuità rispetto al governo Draghi, zero. Cioè si è preso uno che era allo sviluppo economico e lo si è messo all'economia. Quindi da quel Beh, però punto non è che di vista. bisogna buttare via tutte le carte che si hanno sul tavolo. Intendo dire, la discontinuità è giusto che ci sia da un governo all'altro, però non è che dobbiamo prendere tutti e buttarli via solo perché hanno fatto parte del governo precedente. Se, non sono io a dirlo, ovviamente, Giorgetti, ma come chiunque altro, no? Torni in questo governo, se ha fatto bene rispetto a dei parametri. Può essere anche giusto che la Meloni in questo caso l'abbia riconfermato, insomma, no, no, cioè, ma credo che anche tu non intendi dire questo, che non è che basta essere del governo precedente per non far più parte di quello successivo, se no, cioè, è un po' come dire se cambia, non so, in un'azienda la dirigenza e ci sono dei dipendenti che hanno fatto bene fino a quel momento, però si vuole dare discontinuità e buttiamo via tutti anche se hanno fatto bene il loro lavoro. Ecco, questo è un po' un confronto. No, Manuela, però ripeto, io non faccio, ho fatto l'esempio di due dicasteri, diciamo, due Sì. ministeri che dovevano dare questo segnale. Uno era appunto il Ministero dell'Economia, l'altro era il Ministero della Salute, cioè doveva essere qualche cosa di completamente diverso dalla gestione Franco o Draghi adesso, vabbè, lascia notare se il vero ministro dell'economia fosse Franco o Draghi, ma insomma, tra quella gestione e la gestione Speranza è chiaro che non si poteva ripresentare Franco, non si poteva ripresentare Speranza, Vabbè, però. anche perché fanno parte dei partiti dell'opposizione, insomma, quindi ministri. Sì, beh, Franco sarebbe Sì, un tecnico. Sì, certo, più tecnico, ma però. al di là, sì, no, ma infatti non è che si potessero. Però dovevano, secondo me, proprio per tutto quello che era successo in Italia, per tutto quello che è accaduto in Italia, ci doveva essere un cambio. Ma questo cambio qua, guarda, Manuela, c'è stato questo segnale qua, c'è stato, lo ribadisco. Nell'elezione dei due presidenti delle due Camere, non tanto in La Russa, va bene, anche lui comunque una certa persona, ma tanto quanto in Fontana, che chiaramente è una persona completamente diversa, che proprio dà un segnale di rottura nei confronti, faccio un esempio, non so, di una Boldrini, per intenderci, no? Quindi, questo. Nei presidenti di Camera e Senato è arrivato questo segnale di discontinuità. Nei ministri io non lo vedo. Poi.
naturalmente. No, ma è tutto, seguo assolutamente il tuo ragionamento, era per capire, insomma, che cosa, cioè quando si parla ovviamente di discontinuità, che cosa però, insomma, in qualche modo si può anche salvare del governo precedente, no? Se ovviamente le persone di riferimento hanno fatto bene, hanno portato un contributo, questo sto dicendo, è chiaro che se ci fossero tutte persone, tutte con lo stampino, del governo precedente sarebbe un discorso, se qualcuna si ritrova, insomma, bisogna, credo, valutare, era per fare questa precisazione, assolutamente, ma poi è normale che la discontinuità ci debba essere, anche solo fosse perché Giorgia Meloni era l'unica all'opposizione quando c'era il governo Draghi, no? Cioè con il suo partito, con Fratelli d'Italia, quindi sarebbe stato un po' strano. Allora, il secondo titolo che però ci fa restare su quelle che sono un po' anche le sfide che deve subito affrontare Giorgia Meloni. Allora, ieri ha avuto un dialogo di 90 minuti, insomma, con Draghi, con il passaggio di consegne, al di là del rito della campanellina, e ovviamente questo comunque lo stesso passaggio della campanellina sta a indicare simbolicamente il passaggio di consegne rispetto ai dossier più importanti, in primis quello energetico, poi c'è l'inflazione, poi ovviamente. Però, insomma, abbiamo debito italiano in mano ai mercati e a BCE. Sei d'accordo con questa affermazione? Prima ti chiedo questo e poi se sei d'accordo, ovviamente ti chiedo allora Meloni cosa può fare con il suo governo, visto che rientrano anche queste nelle, come dire, nelle priorità di cui dovrà farsi carico il nuovo esecutivo. Ma io sono dell'idea che il debito non è tanto importante a chi è in mano, è importante che sia sostenibile, cioè che uno Stato riesca tranquillamente a pagare gli interessi sul debito e poi alla scadenza di rimborsare e naturalmente emettere nuovo debito. Che sia in mano alla BCE o che sia in mano a Manuela Donghi il debito, l'importante è che venga pagato. E che non crei dei problemi. Quindi io naturalmente noto, come è ovvio, che il debito in mano alle famiglie italiane è drasticamente diminuito negli anni. Insomma, quando ero molto più giovane, il debito pubblico italiano era quasi tutto in mano alle famiglie. Oggi è al 6%, forse di meno, in mano alle famiglie. Certo, poi ci sono i fondi di investimento, che per cui lì è una questione un po' particolare. E poi sappiamo che è molto in mano alle banche italiane, le grandi banche italiane hanno una cospicua parte del debito italiano, e poi le banche centrali, come tantissime, dopo che c'è stato il quantitative easing, ovviamente le banche centrali sono diventate proprietarie di una cospicua percentuale dei debiti pubblici e anche del debito italiano. Ma ripeto, secondo me noi non dobbiamo preoccuparci più di tanto sul fatto che appunto non siano più le famiglie italiane ad avere il debito. Dobbiamo preoccuparci di non farne ulteriori debiti. Soprattutto di non farlo al di fuori del debito pubblico, cioè il famoso recovery fund, eccetera, che è un debito pericolosissimo, e naturalmente di cercare di far migliorare la nostra economia in maniera tale che il peso del debito rispetto al PIL diminuisca, perché questo è l'altro aspetto fondamentale. Purtroppo adesso probabilmente ne parleremo. Le previsioni per l'anno prossimo del PIL sono previsioni, insomma, abbastanza negative, decisamente Ah beh, negative, direi quindi di sì. Il questo. Fondo Monetario Internazionale ha parlato di recessione per l'Eurolandia, insomma, compresa anche l'Italia, cioè, ma proprio si insiste sempre di più sulla parola recessione, mi pare, no, Giancarlo? Certo, e quindi solo mantenendo lo stesso debito rispetto al PIL, se il PIL deve diminuire, è chiaro che quel rapporto lì aumenta il rapporto debito su PIL e chiaramente è un aspetto estremamente negativo. Quindi noi dobbiamo crescere economicamente, cosa che sarà difficile e
Speriamo che le previsioni negative non si rivelino corrette, ma insomma, quelle sono previsioni, quindi staremo poi a vedere come andranno. Certamente la situazione anche internazionale non aiuta, questo è fuori di. No, assolutamente. Va bene, senti, ti chiedo solo un'ultima cosa sul governo, poi passiamo a un altro governo, quello della Gran Bretagna, che mi pare abbia più inghippi di noi quasi, ma qualcuno sostiene che ci sono dei ministeri con dei nomi strani, tipo quello della sovranità alimentare. C'è chi ha già fatto notare che anche in Francia esiste lo stesso nome per lo stesso ministero. Cosa rispondi? Ma non so se poi dopo, alla fine, questo può essere solo così, un cambio di denominazione, una novità oppure, se davvero può avere No, sai perché te lo dico? diciamo. Perché peraltro proprio in questo momento leggo, non dico chi è, ma insomma un esponente del PD che scrive adesso il nuovo governo ci dica cosa vuole fare perché ci sono titoli dei ministeri preoccupanti. Le nostre comunità e la nostra economia non hanno bisogno di un'Italia chiusa e ripiegata su se stessa. Insomma, sembra un po' eccessivo pensare già così solo per un nome, poi vedremo, insomma, ma non è certo il nome di un ministero, a meno che non abbia un nome veramente estremista, ma insomma a me non pare, però volevo capire con te se invece tu avessi notato qualcosa di strano. No, è stato cercato così di dare una rinfrescata cambiando un po' i nomi, ma non penso tra l'altro che sia possibile farlo proprio perché, non lo so, lì ovviamente sono questioni di carattere da un lato burocratico, dall'altro anche giuridico, nel senso che deve essere chiaro poi le competenze che hanno. Cioè, adesso con quella cosa, per esempio, si è creato un problema sui porti, se dipendono da Salvini come ministro delle infrastrutture o da un altro ministero come quello dei trasporti, se non mi sbaglio. Comunque, insomma. Non vorrei che con il cambio dei nomi poi nascessero insomma dei qui pro quo, insomma. E quindi io, secondo mio parere, era forse meglio che non si stesse lì a insistere su questo cambio dei nomi, insomma. Va bene. Allora, passiamo appunto a un altro governo, quello della Gran Bretagna. Più che governo è caos adesso in Gran Bretagna, politica e governo allo sbando, appunto, dopo le dimissioni di Liz Truss, il Regno Unito guarda Rishi Sunak, mi perdonerete se non ho pronunciato bene, ma parliamo dell'ex cancelliere che ha formalizzato di fatto la sua, discesa in campo formale, potrebbe insediarsi come primo ministro, ovviamente siamo ancora nel campo del condizionale già nelle prossime ore, un conservatore che è entrato in gioco dopo che l'ex premier Boris Johnson ha confermato di non voler tornare, insomma, in campo lui. Allora, cosa sta succedendo in Gran Bretagna, Giancarlo? Ma io che così genericamente sono un po' più portato, che ne so, a vedere di buon occhio i conservatori in Gran Bretagna, i repubblicani negli Stati Uniti. In questo caso, cioè, il Partito Conservatore ne ha combinate talmente tante che se fossi un inglese spingerei per andare di nuovo alle elezioni. Perché veramente stanno forse diventando lo zimbello d'Europa, cioè un governo di 45 giorni non si è mai visto nel Regno Unito e forse neanche in una Repubblica delle Banane. Quindi non lo so, adesso questa discesa in campo di questa persona di origini indiane. Cioè, secondo me, certo, andiamo verso una società multietnica, eccetera, così, però veramente la Gran Bretagna ha dei gravi problemi di carattere sociale e secondo me probabilmente ne può uscire solo con un cambio netto, insomma, chiaro, forse anche la morte della regina non ha
aiutato in questo senso, forse ha tolto anche perché insomma, questo Carlo III forse non è considerato all'altezza, non lo so. Comunque, insomma, ripeto, purché in genere io sia più propenso così a vedere di buon occhio per la Gran Bretagna i conservatori, in questo caso sarei per andare troppo caos, insomma, andare alle elezioni, vedere cosa ne pensano appunto i britannici e poi, E vabbè. certo, peraltro, beh, adesso Rishi Sunak non so quanto, cioè non so che tipo di gradimento possa avere in Gran Bretagna. Non Sì, so, ma cioè nel senso che non è, ovviamente noi non seguiamo la politica inglese ogni giorno, quindi ci mancherebbe, ci vorrebbe un esperto di politica inglese, però insomma è un nome che è arrivato dopo che la Truss, insomma, si è dimessa. Inaspettatamente, perché noi ci eravamo concentrati sulla politica della Truss, no? sì, allora, secondo me, la traccia forse ha peccato di ingenuità, non lo so. Comunque, ma è entrata dicendo, cambiando in maniera, chiara, diciamo, o almeno cercando di cambiare in maniera chiara, la politica fiscale, che non è l'unica cosa che andava toccato. Forse era un qualche cosa alla quale ci si doveva arrivare, non entrare così a gamba tesa come. Se quello fosse il toccasana, purtroppo ha avuto, per lei, purtroppo per lei, ovviamente, ha avuto più contestatori all'interno del suo partito che non al di fuori quasi, e quindi insomma, è stata fallimentare la sua proposta e così, il suo governo, ecco. Certo. Subito sono state una serie di dimissioni e poi anche lei ha dovuto dare le dimissioni. Ma ripeto, un caos del genere lo si può risolvere solo tornando alle elezioni, secondo me. Eh sì, anch'io credo, anche perché se no appunto questa instabilità sicuramente non fa bene a nessuno, in primis al paese. Allora, Giancarlo, ultimo flash. Che non dovrebbe essere un flash perché è un argomento enorme, ma insomma lo accenniamo, poi magari lo riprendiamo. Quello che riguarda i rapporti tra la Cina e l'America è guerra commerciale, secondo te? E poi, se così fosse, insomma, che cosa può succedere, visto che parliamo, l'ho detto nel sommario a inizio puntata, visto che parliamo delle due superpotenze per eccellenza, insomma. Sì, qui insomma, si chiarisce perché è così importante la questione Taiwan, perché adesso le ultime di Biden, cioè quello di cercare di non fornire alla Cina e anche agli altri stati, per la verità, non solo alla Cina, però la Cina è il maggior fruitore, diciamo, di questi microchip di nuova generazione che appunto sarebbero alla base dello sviluppo delle nuove tecnologie. È chiaro che è la vera e propria guerra commerciale, dato che sappiamo che da Taiwan arrivano la maggior parte di questi microchip. Quindi la situazione tra Stati Uniti e Cina è una situazione, diciamo, abbastanza calda, ecco, per usare un eufemismo. Poi dopo gli americani hanno mandato 4.700 soldati in Romania, cosa che non ho apprezzato, ma e quindi sembra quasi, non so se si voglia diciamo focalizzare l'attenzione su una parte, cioè la parte europea, per invece andare a trattare sull'altra parte, che è appunto la parte orientale, Cina e Taiwan, insomma. Sì. Però ecco, la mia impressione è che è molto più importante dal punto di vista economico la Taiwan che non l'Ucraina. Ecco, quindi insomma vedo queste novità, cioè questa questione come
La vera e propria guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, o tra Stati Uniti e Cina. È certo, assolutamente sì. Va bene, Giancarlo Marcotti, grazie, per, questa puntata. Naturalmente, come ogni lunedì ti ritroviamo sulle fonti TV, invece ogni giorno ti ritroviamo sul tuo canale Finanza in Chiaro per seguire tutti i tuoi ragionamenti attraverso i tuoi video, naturalmente. E quindi a presto, alla prossima settimana. Grazie a te Emanuele, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.